In casa C4, più che di fase 2, sarebbe corretto parlare già di fase 3. La società del quartiere Sportella Marini a Foligno, affiliata alla Fiorentina, ha infatti riaperto i cancelli ai suoi 220 ragazzi del settore giovanile, dai primi calci alla juniores, ragazzi che hanno ricominciato gli allenamenti di squadra prestando attenzione a tutti i protocolli. È la prima società a prendere un'iniziativa di questo tipo in Umbria e fra le pochissime in Italia. Marco Bianconi, la C4 è ripartita. Folli o visionari? Ma né folli né visionari, era necessario comunque ripartire anche perché poi adottando tutte le misure di sicurezza c'era necessità di ripartire, ma sia per i ragazzi ma anche per noi come società perché era doveroso e anche stimolante. Igienizzazione delle mani all'ingresso dell'impianto, autocertificazione, misurazione della febbre e via in campo. Sempre mantenendo la distanza di sicurezza anche durante le esercitazioni. Ogni ragazzo arriva vestito da casa e si fa la doccia a casa senza utilizzare gli spogliatoi, ognuno ha il suo pallone che viene sanificato alla fine di ogni seduta. Per ripartire, che cosa avete fatto? Cioè, con chi vi siete informati? Che protocollo seguite? Ma ci siamo informati soprattutto con i vari protocolli che poi magari anche la FIGC ci mandava e cambiava magari anche giorno per giorno. Abbiamo la fortuna dalla nostra parte che abbiamo un ragazzo che fa anche questo di lavoro, perciò è molto preparato e molto metodico e scrupoloso. Perciò una volta che avevamo le idee chiare su come fare e come ripartire, ci siamo messi in moto. Tra l'altro è ripartita proprio tutta l'attività del settore giovanile, no? Tutta l'attività, sì, meno che la prima squadra, ma dai primi calci all'Under 18, sì, questi 2 mesi che penso saranno ancora fino a tutto il mese di giugno. Parliamo allora anche di prima squadra, no? Perché la promozione oramai sul campo sembra cosa fatta, dunque sarà promozione per la C4, che riparte con quali obiettivi? Ma ripartiamo innanzitutto, vabbè, speriamo sì di ripartire con la promozione, anche ovviamente vincere il campionato sul campo sicuramente sarebbe stato differente, però comunque per quanto sia siamo stati sempre davanti e perciò alla fine un po' ce lo sentiamo nostro. E partiamo con un'ambizione magari di far veramente bene questo campionato di promozione, perché con la riconferma dei giocatori che abbiamo e qualche innesto che stiamo comunque valutando e cercando, pensiamo di fare bene, ecco. Abbiamo visto Matteo Coresi, ancora se la cava, no? Qualche palleggio glielo abbiamo visto fare, anche se ora si è messo a fare anche l'allenatore, no? Abbiamo visto anche Pippo Petterini, capitano del Foligno, sarà il nuovo custode degli impianti della C4. Allora, Matteo sinceramente lo sappiamo tutti che può ancora giocare e dire la sua perché ha delle qualità che non è che lo scopro io. E sì, per quanto riguarda Pippo Petterini, gli abbiamo fatto un contratto biennale sia da magazziniere che anche da giocatore per il prossimo anno. No, comunque ecco, sì, Pippo sarà un innesto fondamentale sia per la piazza ma anche per il suo valore sia umano che calcistico. Arriva anche Riccardo Fattorini. Ma di Riccardo sono chiacchiere ancora, diciamo. Ovviamente il valore del giocatore lo sappiamo e magari si sogna. Tra l'altro, in quanto a bandiera ex Foligno, c'è anche Daniele Fornetto, lui ha confermato. Sì, Daniele è confermatissimo perché oltre ad essere un ragazzo eccezionale, ancora penso possa ancora dare tanto al calcio, sia ai ragazzi più giovani, ma proprio come prestazione, come carattere, veramente ragazzo fantastico, 43 anni, il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarci, cioè noi veramente, è stato il primo ad essere riconfermato. Io lo so che il sogno del piccolo Daniele Fornetti sarebbe stato quello di farsi allenare da Matteo Coresi. Beh, sicuramente mi sarebbe piaciuto perché conoscendolo da giocatore, corsa pochissima e tanta tecnica e tanta qualità, quindi onestamente mi sarebbe piaciuto e avrei anche, credo, imparato parecchio, anche se un po' ho già imparato quest'anno e in passato perché ho avuto e ho, credo, anche quest'anno che viene la fortuna di averlo come compagno e c'è molto da imparare da lui. Che ha iniziato a macinare chilometri in campo adesso. Io? Io no. Beh, Matteo so che sì, si sta allenando perché penso che voglia fare bene come per quello che ha giocato, perché l'anno scorso ha avuto qualche problemino, ha fatto l'anno scorso, però fisicamente non è integro di più, sembra un ragazzino, quindi lo aspettiamo perché ci deve far fare il salto di qualità lui, credo. Tu sui 18-19 km a partita, invece la media è sempre quella? Sì, forse anche qualcosa in più quest'anno, vediamo perché. No, seriamente, io sono contento che mi hanno, diciamo, confermato perché è una società
emergente, composta da giovani che hanno voglia di, insomma, fare le cose come si deve. Io sono contento, che poi vedremo quello che succederà in campo o non in campo. Io sono a disposizione, insomma, però sono contento già di far parte di un gruppo che all'età mia non è poco, insomma. Da giocatore in quel gonnellino sfornavi magia in continuazione, tanto da esserti guadagnato l'appellativo di età beta. Da allenatore? Da allenatore ancora non lo so, però è un'esperienza che mi piace, mi sto divertendo e stiamo provando a ricominciare, vediamo che cosa si può fare. È normale che non è la stessa cosa in questo modo, però almeno siamo qua in mezzo a un prato e giochiamo a calcio. Che poi sinceramente questo è stato il primo campo dove ho iniziato a giocare, che mi ricordo si chiamava Forum Flamini, io abitavo là a 100 metri e mi segnai con questa società e c'avevo 5-6 anni e adesso ecco mi ritrovo qua. C4, un quartiere di Foligno che punta all'eccellenza, il Foligno in Serie D. Sì, il Foligno in Serie D, penso anche dopo 3 stagioni veramente importanti, e beh, per quanto riguarda l'eccellenza per noi rimane un sogno. Adesso andiamo step by step e magari speriamo di fare veramente un bellissimo campionato in promozione. Poi per quanto riguarda il Foligno, noi come società gli auguriamo il massimo, però ecco, noi rimaniamo sicuramente una società con prospettive per quanto riguarda sicuramente inferiori. Guardiamo al mercato, allora i big riconfermati Coresi e Fornetti, arriva Petterini, può arrivare Fattorini, torna in campo anche Marco Bianconi? No, Marco Bianconi neanche in campo, è meglio che se ne sta in tribuna sicuramente. No, stiamo cercando, ripeto, dei giocatori importanti, 4-5 giocatori che possano farci fare il salto di qualità, e comunque non è facile perché poi quando vai a cercare giocatori importanti, un po' la categoria, un po' magari anche l'aspetto economico, sicuramente ci sono delle difficoltà, però vediamo. Senti, ma con tutti questi galli il capitano chi lo fa? Il capitano è Matteo Coresi, sì, senza ombra di dubbio. L'anno scorso è stato il nostro capitano che purtroppo ha avuto un po' di problematiche al sartorio, ma quest'anno è riconfermatissimo, anche perché poi lo state vedendo che forma c'ha.